Perché non si può parlare male della Fiat? Beh, io ne ho parlato male, ho fatto un libro su Romiti e le sue tangenti. A me, oltre a dirmi che sono comunista, mi dicono: ma perché non si occupa della Fiat? Non lo sanno, ma io già me ne sono occupato. Infatti sono un giornalista di Torino che non lavora alla Stampa, dove Torino ha un solo giornale che si chiama La Stampa, quindi mi sono sistemato prima con i giornali della Fiat, prima di sistemarmi con il mondo Fininvest. Quindi si può parlarne, non è difficile. Però c'è sempre molta reticenza attorno. E non è neanche così pericoloso, perché io me ne sono occupato, ho parlato malissimo di loro, non mi hanno mai fatto nemmeno una denuncia. Naturalmente, perché loro denunciano soltanto quando uno scrive il falso, mentre certo. Berlusconi ti denuncia soprattutto quando scrivi il vero.